Ben ritrovati al consueto appuntamento con Milano Capitale e benvenuti a una nuova stagione del magazine sulla nostra città, firmato dalla redazione giornalistica di Milano Pavia TV. Cento anni fa nasceva Mike Bongiorno, voce, volto, icona della televisione italiana per oltre mezzo secolo. Per celebrare la ricorrenza, Palazzo Reale gli ha dedicato una mostra per scoprire i lati meno noti della sua vita, ad esempio che è stato una staffetta partigiana, ma anche, perché no, sedersi in una cabina del Rischiatutto e provare a rispondere a una domanda fatta proprio dalla sua inconfondibile voce. Un luogo dove trovare accoglienza nei momenti più difficili, quello dei migranti sanitari, coloro che sono costretti a cambiare regione per importanti motivi di salute, è un fenomeno in continua crescita e per loro la Onlus Casa Amica sta creando alle porte di Milano un nuovo luogo dove poter essere ospitati. Ce ne parla la nostra Giusy Chiricò. '83 partecipazioni, 31 scudetti, 15 secondi posti nella regular season. Che all'ombra della Madonnina l'Olimpia Milano sia un'istituzione non è tema di dibattito. E dopo il 31esimo scudetto, il terzo consecutivo, anche la regione ha voluto omaggiare la franchigia milanese. Alla premiazione, avvenuta all'interno del Consiglio regionale, c'era la nostra Benedetta Maffioli. Un viaggio di formazione, certo, ma soprattutto un'esperienza di arricchimento personale. Le basi del progetto Bridge Uganda dell'Università Bicocca sono chiare: permettere ai propri studenti di medicina e ai propri specializzandi di imparare in un'area del mondo molto, molto complessa. L'aspirante giornalista è il partigiano, lo showman e lo sportivo, ma soprattutto la voce più riconoscibile della televisione italiana per oltre 50 anni. Solamente un viso, seminascosto da un paio di inconfondibili occhiali, può essere tutto questo. Michael Nicholas Salvatore Bongiorno, ma per tutti semplicemente Mike. Oggi, nel centenario della sua nascita, Palazzo Reale gli dedica una mostra, 12 sezioni in cui non solo si può ripercorrere la vita di Mike Bongiorno, ma anche riscoprire i lati meno noti della sua gioventù. Nato a New York nel 1924 da famiglia italiana, emigrata negli Stati Uniti, rientrò nel nostro paese ad appena 5 anni dopo la separazione dei suoi genitori durante la crisi del 29. Intenzionato a diventare giornalista, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale entrò nei gruppi partigiani sulle Alpi come staffetta, ma, catturato, finì davanti al plotone d'esecuzione salvandosi solo grazie al passaporto americano, per poi passare attraverso le torture di San Vittore e di diversi campi di prigionia tedeschi. Solo dopo la guerra si avvicinò alla televisione e lo fece a New York, dove imparò quel modo nuovo, meno ingessato, di apparire davanti al proprio pubblico, che proprio per questo, come ha sottolineato anche Umberto Eco nella sua Fenomenologia di Mike Bongiorno, lo ha amato fin dalla prima puntata di Lascia o Raddoppia, il primo quiz della televisione italiana. Raccontato in altri termini, l'appuntamento che faceva interrompere anche le proiezioni dei film e gli spettacoli teatrali. Insolito, vi lascia ora doppia.
E poi le sue gaffe, il suo allegria gridato col sorriso, la 1, la 2 o la 3, la vitalità e l'ironia di una voce e di un sorriso che hanno accompagnato l'Italia per mezzo secolo. A curare la mostra di Palazzo Reale, il figlio Nicolò, che ha voluto così ricordare il padre. La mostra racconta papà proprio dalla sua infanzia, tutto il suo percorso di vita, la storia come emigrante dalla Sicilia verso gli Stati Uniti, la sua nascita a New York, e il suo percorso proprio come professionista, dalla radio, la televisione, insomma veramente tutto, tutta la sua vita. E anche la grande tragedia che ha vissuto in guerra, che è stato insomma la prigionia a San Vittore, tutto quel periodo che l'ha formato molto. Così invece lo ricorda uno dei volti, oltre che autore dei programmi, che hanno accompagnato Mike per decenni e che, per il rigore con cui applicava i regolamenti, è noto a tanti come il signor No del Rischiatutto. Mike era molto ironico, forse in trasmissione veniva giudicato per le sue gaffe, in realtà poi in privato aveva una grandissima ironia e una grandissima autoironia, diceva Ludovico ieri, ho detto proprio tante sciocchezze, e quindi era molto, molto alla mano in questo senso e molto intelligente anche dal punto di vista dell'autocritica. Io penso che qualsiasi presentatore elegante, attento, rispettoso del pubblico possa essere l'erede di Mike. Dal Rischiatutto degli anni 70 alla Ruota della Fortuna dei primi anni 2000, passando per 11 edizioni di Sanremo e gli esilaranti spot con Fiorello, Mike è sempre stato presente nelle nostre case fino alla morte improvvisa nel settembre del 2009 per colpa di un infarto. Per lui, l'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi volle i funerali di Stato e in una piazza del Duomo gremita all'inverosimile, tutta l'Italia ha salutato per l'ultima volta Mike Bongiorno, senza la U. Durante una cerimonia speciale tenutasi nella pausa dei lavori della seduta di martedì 10 settembre, il Consiglio regionale della Lombardia ha celebrato la pallacanestro Olimpia Milano, un riconoscimento che è stato concesso per celebrare l'eccezionale stagione sportiva 2023-2024 in cui la squadra ha conquistato il suo terzo scudetto consecutivo, raggiungendo così il traguardo del 31esimo titolo nella sua lunga e illustre storia, un premio importante per una squadra di basket lombarda che è la più titolata d'Italia, ma anche una delle più vincenti a livello europeo. Olimpia è l'orgoglio della Lombardia, ringraziamo la presidenza del Consiglio anche per aver organizzato questo evento, ringraziamo Olimpia che è presente e noi come regione ci siamo. Tutto quello che è sport, che è formazione, che è orgoglio lombardo e anche italiano, noi lo mettiamo in primo piano e oggi quindi sono stata orgogliosa e felice di poter premiare questa eccellenza del nostro territorio riconosciuta in tutto il mondo. Serie A, una storia più di 80 anni di storia e 88 per la precisione, tra due anni 90esimo anno, 90esimo anniversario, una storia ricca di talenti, di medaglie, quindi grazie per esserci. La storia dell'Olimpia Milano però non si misura solo in trofei, ma anche nei valori che trasmette: il merito, l'impegno, il sacrificio, la passione e la determinazione sono parte integrante di questa squadra. L'Olimpia Milano svolge infatti un ruolo educativo cruciale nella società milanese. L'Olimpia è aperta soprattutto al mondo dei giovani, soprattutto al mondo anche della disabilità, fanno giornate con i disabili, giornate per i giovani e quindi sono un vero e proprio esempio di sport che forma, che educa la nostra società. A ricevere il premio sono stati il general manager dell'Olimpia Christos Stavropoulos e il direttore della comunicazione Claudio Limardi. Stavropoulos, dopo una carriera di 19 anni ai vertici dell'Olympiakos Pireo, dove ha conquistato due Euroleague, una Coppa Intercontinentale e numerosi trofei nazionali, è approdato all'Olimpia Milano nel 2019. Sotto la sua guida, il club ha vinto 3 scudetti, 2 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia. Felicissimi, è un grande onore per noi di essere qua oggi a ricevere questo premio dalla Regione Lombardia. Come ho detto prima, noi cerchiamo in ogni partita di rappresentare al meglio la regione e la città di Milano.
Siamo molto felici che abbiamo vinto il 31esimo scudetto quest'estate. Noi daremo di tutto per continuare al meglio il nostro cammino. L'Olimpia Milano è stata fondata il 9 gennaio 1936 come dopolavoro aziendale della Borletti di via Washington. Da allora, in 88 anni di storia, ha accumulato un palmarès impressionante: 31 scudetti, 8 Coppe Italia, 4 Supercoppe e a livello internazionale 3 Euroleague, 3 Coppe delle Coppe e una Coppa Intercontinentale. Questa rende l'Olimpia la squadra di basket più titolata d'Italia e una delle più vincenti in Europa. La sua grandezza è ulteriormente riconosciuta dalla presenza di giocatori leggendari nella Hall of Fame di Springfield, tra cui Cesare Rubini, Sandro Gamba, Dino Meneghin, Bill Bradley e Bob McAdoo. Per la stagione che sta per iniziare, il campionato di Serie A1 vedrà la partecipazione di altre 3 squadre lombarde, oltre all'Olimpia Milano. La Pallacanestro Brescia, fondata il 7 luglio del 2020 sulle orme del basket Brescia Lionessa, la Pallacanestro Varese, fondata il 1 agosto 1945, e Vanoli Cremona, nata a Soresina nel 1996. Nel campionato di A2, che quest'anno sarà disputato con un girone unico, 5 squadre lombarde saranno protagoniste: la Pallacanestro Cantù, Urania Milano, Juvi Cremona, Orzi Basket e Pallacanestro Vigevano. Via i lavori a Segrate di una nuova struttura dedicata ai migranti della salute, le persone costrette a sottoporsi a cure mediche lontano dalla propria regione. Si tratta della 7ª struttura dell'organizzazione, che ogni anno offre in Lombardia oltre 32.000 notti d'accoglienza. La nuova casa, progetto 3000, avrà un'ampiezza di oltre 3.000 metri quadrati, sarà composta da 4 piani e potrà ospitare fino a 80 persone al giorno in 21 stanze e mini appartamenti, alcuni dei quali riservati a pazienti particolarmente fragili che necessitano di una degenza separata. È una bella impresa, siamo al via concreto, nel senso che in questi giorni è iniziato il cantiere e quindi finalmente inizierà a prendere forma questo progetto, che ha già qualche anno sulla carta. E la prospettiva per Casa Amica è quella di condensare 40 anni di esperienza sul campo dell'accoglienza alla migrazione sanitaria e quindi poter realizzare la prima casa partendo dal zero, costruendola ex novo, e quindi trovare delle soluzioni che sono assolutamente innovative, sia nel senso dell'accoglienza, un'accoglienza molto flessibile, ma anche nei rapporti con l'ospedale, per cui ci sarà uno spazio ambulatoriale dove l'ospedale viene a Casa Amica, riducendo al minimo il ricorso invece dell'ospedale da parte dei nostri ospiti. L'iniziativa è stata fortemente voluta da Casa Amica, organizzazione di volontariato che dal 1986 accoglie presso le sue strutture i malati insieme alle loro famiglie. Casa Amica è la carità. Devo dire, Casa Amica è tutto quello che noi possiamo fare per stare vicino alle persone che non hanno niente, a star vicino alle persone che sono colpite da tragedie che purtroppo ogni giorno vediamo, ma da cui normalmente stiamo alla larga perché abbiamo paura di soffrire noi stessi. È, diciamo, il pregio di Casa Amica, che chi viene in Casa Amica ad aiutare e a sostenere queste persone non ha paura di soffrire, non ha paura di donare il suo tempo, non ha paura di voler bene, perché in fondo quello è esserci, vuol dire io ti voglio bene, non ti conosco, ma sono vicino a te per camminare con te. È la seconda città dell'Uganda dopo la capitale Kampala, circa 200.000 anime che vivono in un paese che, dopo le guerre civili degli anni 80, sta vivendo un momento di crescita economica impetuosa, anche se a costo di importanti restrizioni dei diritti. Oggi dunque una società in piena evoluzione, nel 1961 semplicemente un altro mondo. 60 anni fa a Gulu atterrava un giovane dottore di Besana Brianza, Piero Corti, che insieme a sua moglie si stabilì a Lachor, nei sobborghi di Gulu, lavorando all'ospedale realizzato dai missionari comboniani. Lo stesso ospedale, il St. Mary's Hospital,
in cui oggi gli studenti, gli specializzanti della Bicocca potranno andare ad arricchire il proprio bagaglio formativo con un'esperienza unica non solo dal punto di vista professionale. Si chiama Bridge Uganda ed è l'outpost dell'Ateneo milanese che, grazie ad un modello di cooperazione internazionale della durata di 5 anni, amplia così il suo progetto Bicocca Global Health Center. L'idea di questo outpost, che comunque comporterà il fatto che la nostra rete formativa, assieme a ospedali di eccellenza come San Gerardo, Papa Giovanni, Niguarda e molti molti altri, c'è l'Uganda, c'è questo luogo in cui le ostetriche, le nostre infermiere, i nostri medici, i nostri specializzanti e i nostri studenti di medicina negli ultimi 2 anni possono fare un momento formativo fondamentale. L'ospedale di Lachor è tra i maggiori poli sanitari non profit dell'Africa equatoriale e fornisce assistenza medica a circa 200.000 persone ogni anno, con oltre 30.000 ricoveri. Già da 2 anni l'ospedale era sede di tirocinio per alcuni studenti del 5° e del 6° anno di medicina. D'ora in poi però si prevede il coinvolgimento di circa 30 tirocinanti ogni anno. A celebrare la nascita di questo modello di cooperazione anche l'assessore al welfare Guido Bertolaso, che nella sua carriera di medico ha lavorato a lungo in alcune delle aree più complesse del pianeta, installando ospedali in zone di guerra o in paesi in via di sviluppo. Io addirittura, se fosse possibile, ne farei una legge che potesse rendere praticamente obbligatorio questo tipo di esperienze e questo tipo di attività. Perché fare il medico, apprendere quelli che sono i veri problemi del 90% dell'umanità nei territori sicuramente meno privilegiati, rappresenta comunque una palestra assolutamente inimitabile. E serve anche non solo per dare una mano a chi si trova in difficoltà, ma soprattutto per imparare da chi si trova in difficoltà. La realizzazione di Bridge Uganda, sostenuta dalla Fondazione Corti, offrirà dunque un centro di coordinamento per tutte le attività dell'Ateneo in loco e in altri ospedali ugandesi o nei paesi confinanti. Oltre alle cure ospedaliere, vi si svolgeranno iniziative di ricerca, in particolare nei settori della pediatria e della ginecologia, dell'anatomia patologica e delle malattie infettive. Ma soprattutto, oltre alle competenze, si potranno formare nuovi medici locali, avviando così un circolo virtuoso. L'arma per contenere e per gestire diabete e obesità è la prevenzione e la promozione di corretti stili di vita. È con queste parole che si potrebbe indicare l'obiettivo del nuovo gruppo interconsigliare di Regione Lombardia dal nome Diabete, Obesità e Stili di Vita, presentato a Palazzo Pirelli. L'intergruppo nasce per iniziativa delle consigliere regionali Silvia Scurati, Alessia Villa, Claudia Carzeri e Carmela Rozza. Le priorità sono il rafforzamento e l'ottimizzazione dell'assistenza, il potenziamento della formazione specialistica, l'istituzione dei registri regionali delle patologie e infine la promozione della formazione e l'informazione per i medici di medicina generale. Abbiamo preso atto che la patologia come il diabete e di conseguenza con l'obesità incide sull'8% sulla spesa sanitaria. Solamente in Lombardia pensiamo che il 25% dei nostri bambini sono afflitti appunto da obesità, numeri che sono disarmanti e ai quali vogliamo intervenire attraverso questo intergruppo che mette al tavolo la comunità scientifica, le istituzioni, i malati, i pazienti, in modo da promuovere delle iniziative che possono agevolare la vita di tutti i giorni. L'accesso per esempio alle cure, il fatto di poter accedere ai sistemi di monitoraggio del glucosio, insomma ci sono tutta una serie di iniziative che appunto vogliamo mettere in campo con una collaborazione che sia attraverso anche tutti i partiti che costituiscono l'arco costituzionale di Regione Lombardia. L'obiettivo dell'intergruppo consigliare è così sviluppare e promuovere nuove azioni e soluzioni legislative sul fronte della diabete, dell'endocrinologia e della nutrizione, creando un tavolo di lavoro con la presenza e la partecipazione del Consiglio regionale, delle autorità sanitarie, delle organizzazioni scientifiche e delle associazioni dei pazienti. I dossier sui quali l'intergruppo consigliare intende lavorare sono numerosi: rafforzare e migliorare la qualità dell'assistenza dei pazienti con diabete e obesità, potenziare la formazione specialistica in endocrinologia, malattie del metabolismo e nutrizione clinica,
anche poi tutelare i diritti dei pazienti nei contesti lavorativi, scolastici e sportivi, promuovere campagne di informazione su comportamenti alimentari corretti e l'importanza dell'attività fisica, garantire un accesso alle cure e alle terapie uniforme su tutto il territorio regionale e poi anche diffondere l'uso di tecnologie come sistemi di monitoraggio continuo della glicemia, istituire registri regionali per il monitoraggio del diabete, dell'obesità e delle malattie correlate, migliorando la raccolta dei dati e la pianificazione sanitaria, sostenere percorsi di formazione specifici per i medici di medicina generale e garantire l'accesso e la disponibilità di nuovi farmaci e tecnologie per il trattamento del diabete e dell'obesità. È importantissimo perché il tema del diabete e dell'obesità è un tema complesso, 4 milioni sono gli italiani che ne soffrono, 700.000 in Lombardia. E di questi il 40% soffre di obesità. È triste anche il fatto di constatare che tra gli 8 e i 10 anni il 25% dei bambini è sovrappeso e quindi ben venga un intergruppo che si occupi di questa materia, un gruppo formato tra l'altro di consigliere donne che sicuramente avranno quella responsabilità di individuare quelle che saranno le politiche più importanti, quali ad esempio la prevenzione, l'informazione rispetto a quelle che sono queste tematiche così importanti appunto per sensibilizzare i lombardi su questo tema. In Italia sono circa 4 milioni di persone che soffrono di diabete di tipo 2, di cui poco più di 700.000 in Lombardia. Di questi il 40% è obeso. Nella nostra regione 2,6 milioni di persone sono in sovrappeso, un quadro decisamente preoccupante se pensiamo ai più piccoli. Più del 25% dei bambini tra gli 8 e i 10 anni è sovrappeso o obeso. Nasce il progetto di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno Care for Caring, ambasciatrici della prevenzione, iniziativa ideata e coordinata da Ladies First. La campagna, pianificata dalla Direzione Centrale di Sanità, Ufficio di Coordinamento Sanitario per le regioni Lombardia e Emilia-Romagna, rientra nell'ambito dell'attività di promozione della salute nel personale della Polizia di Stato e si rivolge alle donne in forza e alle allieve delle scuole di polizia, con l'obiettivo di ampliare in modo mirato e aumentare la sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno. Quattro le città coinvolte: Milano, Brescia, Bologna e Piacenza. L'iniziativa Care for Caring offre la possibilità a circa 1.500 donne, a seconda della fascia di età, di accedere a visite specialistiche, controllo ecografico o a colloqui individuali con medici specialisti per sessioni educazionali su prevenzione oncologica, importanza di controlli regolari, autopalpazione e conduzione di stili di vita sani. Una campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro il tumore mammario che è dedicata a tutte le donne della Polizia di Stato, da un'età compresa dai 20 ai 45 anni, quindi anche alle allieve che frequentano il corso. Quindi per una volta la cittadinanza si prende cura delle poliziotte, non siamo noi a prendersi cura della cittadinanza, e quindi per noi questo è veramente un motivo di grande, grande orgoglio. Se è vero che la Polizia di Stato è in cima, diciamo, al gradimento dei cittadini, questo è il modo migliore per ricambiare questa attenzione che noi quotidianamente col sacrificio diamo alla cittadinanza. Questa è un'iniziativa che è stata fortemente voluta con comunione di intenti con la Polizia di Stato per andare proprio ad arricchire quella che è già l'offerta di screening della Regione Lombardia, in quanto l'offerta di screening è dai 45 ai 60 anni, ma dato l'aumento dei casi di tumore al seno anche in donne più giovani, abbiamo voluto ampliare lo spettro appunto dello screening al tumore al seno e dedicarlo alle donne che lavorano in polizia, proprio per poterle quasi ringraziare, diciamo, del lavoro che fanno tutti i giorni. La campagna è iniziata pochi giorni fa, oggi già sono aperti i primi ambulatori, durerà fino alla fine di ottobre, dove poi raccoglieremo i risultati delle adesioni e saranno presentati in un evento istituzionale a Roma. Nel
corso del progetto verranno inoltre diffusi materiali informativi per ampliarne il raggio d'azione e sostenere le importanti azioni di prevenzione messe in atto dalle regioni per il controllo mammografico, con l'obiettivo di incrementare il numero delle donne che rispondono positivamente all'invito allo screening e inserirle quindi nei programmi nazionali di prevenzione. Assolutamente sì, anche perché oggi abbiamo degli strumenti innovativi importanti che ci consentono di fare prevenzione e di poter trovare queste patologie e curarle prima. Prima si trovano, prima riusciamo a prenderle in carico e prima riusciamo a utilizzare tutti gli strumenti che l'innovazione ci mette a disposizione. Prevenzione che viene fatta direttamente nei centri sanitari della Polizia di Stato a una platea di donne, in questo caso, che sono giovani, non sono sotto i 45 anni, quindi sotto l'età dei check della prevenzione che fa normalmente l'ATS e Regione Lombardia. La prevenzione si fa a tutte le età. È bello che i nostri medici escono verso le istituzioni pubbliche. Anche per questa settimana siamo giunti al termine della nostra puntata di Milano Capitale. Non ci resta che ringraziarvi per essere stati con noi e darvi appuntamento alla prossima settimana.